Col caffè, poi vediamo un film sottotitolato giapponese, poi c'è un gruppo che deve suonare anche dopo il film naturalmente, poi naturalmente guardiamo tutti la corazzata Potionkin. Chi di voi si candida a fare Fantozzi? E poi infine verso le 6 di domani pomeriggio, spaghettata, aglio, olio, peperoncino, naturalmente. Ti arriva il mio strumento? No. No, aspetta. Eccolo, esso vive. Bene, allora cercherò di non tirarla in lungo, di non disturbarvi, diciamo così. Siamo qui per parlare di questo problema, le rotonde. Non era sulle rotonde, no, stasera. Non è quella di stasera. Pensavo alle rotonde, perché c'era un pezzo sulle rotonde. Vabbè, fa niente. Il problema è che oggi la politica non c'ha più le questioni, l'ideologia non c'è più. No, non ci sono più le ideologie, sono morte tutte, è una strage di ideologie. Quindi a volte verrebbe anche di fare dei ripassi, no? I ripassi, sapete quella storia delle due mucche, no? Conoscete la storia non conoscete la storia, è una storia che gira, le ideologie così, allora tu prendi, non so, feudalesimo, tu hai due mucche, il tuo padrone prende un po' di latte, poi c'è, non so, comunismo sovietico, tu hai due mucche ma sono dello Stato e lo Stato decide a chi devi dare il latte, a te forse, poi c'è il comunismo post-sovietico, tu hai due mucche, devi fare il latte e poi lo vendi sul mercato nero, poi c'è il comunismo post sovietico che è capitalismo sovietico, tu hai due mucche e vendi il latte sul mercato libero nero, poi c'è il comunismo cambogiano, tu hai due mucche, il governo ti ordina di prendere il latte e poi ti spara, poi c'è il fascismo, tu non hai un cazzo di mucche, sono dello Stato e decide lui a chi cazzo darle. Poi c'è la democrazia, tu deleghi uno che decide a chi devi dare il latte, che però si deve mettere d'accordo con una banca d'affari e alla fine tu il latte lo devi comprare. Poi c'è la burocrazia, tu hai due mucche, lo Stato ti decide che tu ne ammazzi una, mungi l'altra, poi dai il latte a una comunità che poi decide quanto latte tu devi, che dopo devi compilare un modulo per la mucca che è morta. Poi c'è il capitalismo, che tu non hai un cazzo di mucche, ma la banca non ti dà i soldi per comprare due mucche perché non hai mucche da offrire come garanzia. Poi c'è il surrealismo, tu hai due giraffe, il governo ti costringe a prendere lezioni di piano. Non lo so, sono cose così, quindi allora, questo riassunto delle cose con questo entusiasmo che vedo nei vostri cuori e nelle vostre menti. Grazie, Ivo, grazie. Siete qui dalle 6 del pomeriggio a sentire roba sulla cosa, che poi tra l'altro la cosa divertente è che eravate già tutti convinti di votare no. Cioè cazzo siete venuti a fare, no? C'era bisogno di sta cosa, no? Cioè siete venuti apposta
per sentire per altri che dicono anch'io voto no, ah cazzo, oh, sono un coglione, sono l'unico, cioè ce ne sono altri, e questa cosa serve a questo, a darsi questa cosa, perché io mi sono immaginato poco fa qua fuori quattro tamarri di periferia che sono venuti qui a bersi una birra perché costa meno la birra qui, sì, se no sto cazzo di Arci, la birra costa qua, no, costa meno, quattro tamarri che vengono qui per bersi la birra che costa meno, e io, minchia, zio, non so che cazzo votare, vabbè, niente, comunque, insomma, tutto questo era per dire, tutto bene, dai, no, perché il problema, adesso, capisco la vostra, questo che cazzo sta dicendo, no, è perché aspettando di fare lo spettacolo, uno che cosa fa nel frattempo? Beve, e quindi poi sale e dice hai bevuto 18 grappe e per forza che sei, non sai cosa bene cosa dire, ma in realtà tutto questo discorso che ho fatto sulle ideologie l'ho fatto perché poi alla fine c'è stato un momento di svolta in cui le ideologie a un certo punto sono diventate merce di cioè anche le ideologie sono diventate merce, cioè anche stare a sinistra è diventata una roba che come una roba da vendere. Faccio la canzone. Finita. Scherzavo. Perché c'è un nuovo mercato, che è questo mercato della sinistra, cioè tutti quelli di sinistra sono trovati orfani a un certo punto, però c'è anche la sinistra, vabbè, insomma, faccio la canzone. In via dei Gramsci c'è un nuovo mercato, anzi più che nuovo, rinnovato, il militante vi soddisfa il suo palato, per pochi soldi vive la rivoluzione. Puoi comprarci tutte quante le tue idee, o è incredibile, la pensa come te. Puoi sguazzar nel bagno delle ideologie, al ciringuito col mojito da noi c'è. Anche l'arredamento è ricercato, tutto all'insegna del bon ton. Foto di umani multietnici abbracciati, tale quale la reclame del Benetton. In via dei Gramsci c'è un nuovo mercato, anzi più che nuovo, rinnovato. Se ci vai senti parlare del peccato, cioè nel senso peccato non è il momento di cambiare. E vabbè, c'è un nuovo artista che denuncia il presidente, un altro che si incazza per la libertà, uno che dice ma arte e politica, ma non c'entrano niente, uè, però poi al 1° maggio è sempre là. C'è una gara chi è più bravo a far le scale col sedere, c'è una gara chi sul carro mette più bandiere, c'è uno che è rimasto a piedi e urla per la via, animo non è valido così non c'è democrazia, racca, tazza, sigaruga del cazzare, guappa passa canziga riga del cantà, questo è per allungare il pezzo, guappa passa caduca del peppaglia caduca da bar. Ma se sei furbo e motivato, puoi essere dell'affare, ottenere una qualche raccomandazione, puoi vincere un premio, un posto, un soldo, o farti intervistare, e di colpo ci stai tu dietro al banco. Diventi scrittore, venditore, poi attore, musichiere, politico, tutore, giornalista del Corriere, autore, editore, girapalle, giocoliere, poi abile oratore, sopra vecchio del mestiere, diplomato, difensore degli oppressi dal potere, decorato con onore, macchinista, ferroviere, sociologo, pastore della lotta, cavaliere, consulente per signore, sesso, trucco, parrucchiere. Se proprio ti va male, diventi cantautore, affidati, fai più soldi se fai DJ. In via dei Gramsci c'è un nuovo mercato, anzi più che nuovo, rinnovato, acquista il sol dell'avvenire riscaldato, i tuoi saranno soldi spesi bene, i tuoi saranno soldi spesi bene, i tuoi saranno soldi spesi bene. Yeah.
c'è scritto impegno. Quello che dicevo, perché io da qua sento voi da lì capite invece, perché voi siete davanti alle casse, quindi giusto, no, lo dico al fonico, che quello ragazzo lì col cappellino non sentivate un cazzo, la rifaccio? Ah, è andata bene perché non sentivate niente. Ho capito benissimo. Adesso dovrei dire qualcosa anche di inerente alla questione in sé, cioè appunto la riforma costituzionale. Oggi immagino ci saranno stati mille interventi pertinenti, io adesso non so bene cosa dire, perché in realtà mi sono anche preparato un foglietto, ma perché poi non lo so, perché come dicevo prima è pieno di ideologie strane, di cose che gente che, cioè, sapete, ma voi lo sapete in giro che c'è in giro ancora gente antifascista? Dai, cioè robe sorpassate. Siamo proprio alla... Comunque, questi due parlano... Allora... È la grappa questa, non fateci caso fino a... Poi voi andate a casa, tagliate le parti dove non si capisce e dite «Micchia, quel ragazzo era bravissimo!» Ragazzo! Ecco, se poi se siete ragazzi, se mi dite ragazzo, eravate grappati anche voi, diciamo così. Vabbè, comunque volevo dire questo. Senti, ma te... Cosa voti? Cosa voto? Lo so. Di cosa stai parlando? Del referendum, no? Referendum. Che referendum? Come che referendum? Referendum, no? La cosa lì, la Costituzione, no? Ma non lo so, non ci ho capito un cazzo. Come ci ho capito un cazzo? È facile, allora. Primo, non c'è più il Senato. Allora c'è, che poi non ho mai capito, scusa, perché uno si chiama Camera e l'altro si chiama Senato, cioè Camera soggiorno, cameretta, camera infatti adesso diventerà disimpegno, Camera e disimpegno, sei sicuro? Oh, guarda che ho seguito, sono stato a un sacco di serate dell'Ampi che mi ha spiegato tutto. Allora, è così, il Senato è dopo. E dopo c'è, allora, sì, c'è la cosa, che se te devi fare la legge, cosa, l'elettorale, ci vogliono più firme, comunque, è il Senato che poi che cazzo non è? Allora, dunque, sei informatissimo, ho seguito. Comunque sono stato a una... comunque l'importante è che torniamo al potere. Ma perché io e te eravamo al potere? Ma noi e te, la sinistra. Ah, la sinistra. Non ho capito, perché io e te siamo la sinistra. Ma noi e te, in senso in generale, no? Cioè il gruppo, capito? La collettività, cioè la collettività che hasta la vittoria sempre. Senti, Che Guevara, cioè non è che mi sembra che sia sull'orlo della rivoluzione proprio. Cosa c'entra? Uno fa il suo, no? Nel tuo piccolo, capito? Nel tuo piccolo contribuisci al cambiamento. Lo so, per esempio, ti faccio un esempio. Devo andare in centro? Vado con la bicicletta. Ma perché te vai in centro? No, però se dovessi andarci vado con la bicicletta. Non so, vuoi un altro esempio? La Nike, io non la compro la Nike, ma lo sai che la Nike fa fare i palloni ai bambini cinesi? Ma questa storia qui è una storia vecchia. Sì, cosa c'entra? Come fa fare i palloni? In Bolivia glieli fa fare. Cioè fa fare i palloni cinesi in Bolivia. Sì, in Bolivia, perché quelli lì c'hanno solo il caffè, che poi si sa che il caffè viene lavato nell'olio di palma per fare i chicchi lucidi, che la lavata, e invece io non compro la lavazza, io compro il caffè equo coso solidale, che dopo quando tu dopo è più buono il caffè. Mica sei informatissimo, te l'ho detto, vado alle cose dell'Ampi.
Comunque l'altra sera sono stato a un concerto, c'erano che dicevano queste cose qui, allora c'erano dei gruppi fortissimi, c'era dunque i Cadaveri Felici, gli Apertura alle 22, i Trita la Cica e i Jamaica Drum and Bass Sesto Ganja Project. Che musica fanno? Reggae, due coglioni che non... cioè tutto il reggae, perché poi non so se tu hai presente com'è il reggae. Cioè, non so se tu sei mai stato a un grande festival reggae. Praticamente tu parcheggi a 5 km dall'ingresso del concerto. Appena scendi dalla macchina già senti le good vibration, perché il reggae è good vibration. Il tuo amico scendi dalla macchina e dice: mica questa la conosco. Ma che cazzo stai? Perché naturalmente il tuo amico ha fatto tardi, per cui avete parcheggiato a 5 km dall'ingresso del concerto. Scendete dalla macchina, già il gruppo sta suonando, vi avvicinate verso il concerto, la prima cosa che vi sentite dire è: oh amico, vuoi hashish, marijuana, droga varia, abbiamo di tutto. No grazie, sto andando al concerto, grazie. Il tuo amico dice: minchia, prendiamola, ma se hai fatto 8 cannoni da quando siamo saliti in macchina, smettila. Comunque vi avvicinate al palco, c'è su un gruppo che sta suonando, sono 14 elementi, 3 suonano, gli altri fanno così. Yabra, bella zio, good vibration. Questi festival sono tipo il Rototom Sun Splash, che lo senti già nel nome, che c'ha quel suono lì delle Rototom Sun Splash, Rototom Sun Splash. Finalmente riuscite a entrare dopo aver dribblato i venditori di marijuana. Entrate e finalmente all'interno del concerto vi avvicinate al palco, il gruppo ha detto 14 elementi, 3 suonano, gli altri fanno un cazzo. Ci sono 3 cantanti, il primo cantante è uno grosso, massiccio, con i capelli lunghi, i dreadlock fino al culo, lui si avvicina al microfono e fa una cosa bassa e profonda, lui fa una cosa che, diciamo così, prenda subito nello stomaco le masse, lui fa una roba, fa... E il tuo amico dice: minchia, questa la conosco. Poi arriva il secondo cantante, praticamente uguale al primo, però un'ottava sopra. E il tuo amico dice: minchia, questa la conosco. E vaffanculo. Ma poi arriva il terzo cantante. Quello non è mica lì a farsi le canne, cazzo. Quello lì ha qualcosa da dire alle masse. Lui ha un messaggio da passare alle giovani generazioni. Quindi si avvicina al microfono con piglio deciso, divarica le gambe e verso il pubblico fa: roboto, sempre questa la conosco, sì, lo so, cazzo, cioè, allora porca puttana. Poi ci sono anche quelle robe qui, suoni tipo ma siete stati a un concerto reggae? Perché vi vedo dipinti sulle sedie, siete veri? Sì, ah ok, siete veri. Comunque adesso io non vorrei che voi pensaste che noi vecchi di merda non abbiamo niente da dire a voi giovani. Cosa? Mi sono perso un pezzo, scusa.
Cioè, se fosse stato proprio il silenzio, sai, come quando lei dice sono incinta, cioè invece quel silenzio che l'orchestra smette di suonare e tutta la sala, non ho capito cosa è stato detto, non era importante, vabbè, non importa, comunque è stato, cosa? Non seguo più cosa succede. Allora ragazzi, cioè, io faccio lo spettacolo, voi pubblico, eh no, perché se cominciamo a cosa non si capisce più un cazzo, eh? Per favore, lo stavo dicendo, adesso non vorrei che noi vecchi di merda lo presero voi giovani. Ragazzi, sono i giovani, guarda, no? C'è neanche un giovane, no? Tra l'altro ci sono un sacco di vecchi di merda coi capelli. Mi state sul cazzo, ok? Mi state sul cazzo! Di sessantenni con sto ciuffo grigio, ma andate a fare in culo, andate, porco, guarda, uno lì, guarda, guarda, lui c'ha, tu, 50 ne hai, vabbè, non hai 60, ne... scusa, allora siamo quasi coetanei, no, ma ne ho visti un paio prima, sì, anche quelli da, che c'hai davanti, sì, beh, sono un po' stempiati quelli, diciamo, poi c'è lui, guarda, che lui è un po' stempiato, tu, un po' stempiato ma col ciuffo un po' così, così. Si illudono di rimorchiare ancora! Non ve la danno, è inutile. Non ve la danno, non ve la danno. A meno che non siate intellettuali con la Porsche. Vabbè, adesso queste sono battute così, scherzi, così, improvvisazione. Cazzo, comunque, dicevano, vorrei che voi vecchi di merda, pardon, voi giovani pensaste che noi vecchi di merda non abbiamo niente da dire, anche noi abbiamo un nostro messaggio da passare alle giovani generazioni. Anche noi stiamo combattendo una nostra personale battaglia contro questo sistema corrotto. Questo sistema corrotto che impone il caffè corretto. A me la grappa me la devi portare a parte, cazzo. So che siete stupiti, ma questi sono i valori che noi vogliamo passare alle giovani generazioni e stiamo combattendo questa nostra personale battaglia attraverso questa canzone che è uno slogan, diciamo così, che vi invito tutti a cantare, è praticamente una roba coinvolgente che fa grappa party, grappa party, everybody wanna grappa party. C'è, perché questa roba si faceva negli anni 80 praticamente, per cui non ci siete. Comunque poi il gran finale del pezzo, di solito del gruppo reggae, prevede un'accelerazione dove tutti possono saltare e pogare. Pogare, conoscete questo termine? Sì, perché siete gente vecchia. Pogare, pogherete caro e pogherete tutto. E fa... l'ultima e mi levo velocemente dai Maroni, anche perché c'è un'altra band che deve suonare dopo di me, poi come dicevo verso mezzanotte si festeggia il capodanno curdo. Allora, questa è una canzone, diciamo così, che prende un po' lo spunto da certe canzoni che si facevano nel periodo d'oro del cabaret, cioè nel senso canzoni di cui a volte il testo non è così chiaro, no? Cioè un po' nonsense, ci sono quelle cose che facevano Iannacci, Cocchi Renato e compagnia bella, non so, tipo è il valevole ciccio, ma che cazzo vuol dire, non si sa, oppure lo shook in blu, che poi è lo shook e non si sa. Una volta ho incontrato Cocchi Ponzoni, gliel'ho chiesto, me l'ha detto, ma non ve lo dico. Vabbè, comunque, insomma, canzoni di cui non si capisce bene il testo, però come sentite
sentite questa canzone, non si capirà bene il testo, ma ha questo ritmo indiavolato. Contavo di più su questa battuta, fa niente, non importa, la levo. Non importa, la levo. Vorrei abitare in un posto dove si sente il cinguettar delle sirene udir tra le piante, che poi magari ve n'è una che s'apparta a disegnare i rigori sulla carta, e qualcheduna vi sarà che vuol l'amore, che come noto è meglio del dottore. Mi scusi dottore, pensa che una pastiglia possa aiutarmi? Una no, però se ne prende 18 si leva il pensiero. Giusto. Per riparare le meningi, sai, ci vuol niente, basta che spingi un cavatappi dentro la mente, poi tiri fuori i colori che non ti va giù, che so il marrone, il certosino, forse anche il blu, poi metti dentro roba a caso, scarti, avanzi, che sono meglio il più buono, anzi. Mi scusi, lei è vegetariano? Ma no, perché? Perché ha uno spinacio tra i denti. Ma che cazzo c'entra? Ve l'ho detto che non si capiva, l'avevo messo le mani avanti, quindi voi ogni volta che non capite voi fate che simpatico, così a cazzo, cioè, no, perché io ho anche una certa età e devo andare a casa contento, non è che posso andare a casa triste, che le cose sono andate male. Voi anche se non vi è piaciuto fate bravissimo! Bravissimo! Grazie, no, perché poi capite, un uomo della mia età può andare a casa triste, eccetera, eccetera. Vabbè. Ho detto, cazzo c'entra? Se mangi in silenzio, dopo sai cosa dire. Se invece bevi vino, poi ti vieni di cantare. Dove sto io si sente sempre un violoncello, o forse solo il cigolio del mio cervello. Poi c'è il rumore delle macchine che lavorano per noi, così finisce che non canto mai. Mi scusi, questa canzone è sua? Sì, perché le piace? No, è proprio perché mi fa cagare che glielo chiedo. È giusto. Le mie canzoni sono tutte quante sbagliate, le mie intuizioni in compenso sono scontate. Se poi non sai quello che fai non si capisce, prima non so quello che fa, poi mi stupisce. Giro e cerco e rigiro al giusto verso, e a furia di cercare mi sono perso. Mi scusi, la strada per il successo? Beh, guardi, va sempre dritto fino a quando trova la coda. Questa non fa ridere. Vorrei indossare un completo di lino bianco e sprofondare nella vasca quando sono stanco, dopo sedermi su una sedia sotto ai figli ad aspettare che diventano grandi figli, e dopo che ne avrò fumate almeno due, addormentarmi e russare come un bue. Mi scusi e dica, cos'è che vuole? Tutta la canzone che rompe i marroni, cos'è che c'è? Vabbè, non faccia così, perché io di questa canzone qua non ho mica capito la morale. Beh, guardi, la morale è rara. È rara. Che senso? È nel senso che la morale è lasciamo veramente a questo punto velocemente con un accenno al desiderio che ogni cantautore, ogni artista, e cioè la voglia di dire almeno una volta, di fare almeno una volta una canzone intelligente. One, two, three. Ci piacerebbe cantare una canzone intelligente che segua un filo logico. Importante, dagli il... Scusa.
scusate, il fonico si è fatto una canna prima fuori, eravamo insieme, gliel'ho offerta io in realtà. E quindi dopo, zio, dagli il mic al bra. Sì, eccomi qua, eccolo. What? No, perché seguiva proprio per la città. Sì, sì, stava facendo i cazzi suoi, però con la testa andava dall'altra parte. Quanto che ci piacerebbe cantare una canzone intelligente che c'ha buon filologico importante e che sia piena di bei ragionamenti, insomma una canzone un po' di tutto e un po' di niente. So, questa è una questa è una canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. E questa è una canzone intelligente che farà cantare, che farà ballare, che farà sballare. Ed non si sa. Una volta ho incontrato Cocchi Ponzoni, gliel'ho chiesto, me l'ha detto. Ma non ve lo dico. Vabbè, comunque insomma, canzoni di cui non si capisce bene il testo, però come sentite questa canzone non si capirà bene il testo, ma ha questo ritmo indiavolato. Contavo di più su questa battuta, fa niente, non importa, la levo. Non importa, la levo. Vorrei abitare in un posto dove si sente il cinguettar delle sirene udir tra le piante, che poi magari ve n'è una che s'apparta a disegnare i rigori sulla carta, e qualcheduna vi sarà che vuol l'amore, che come noto è meglio del dottore. Mi scusi dottore, pensa che una pastiglia possa aiutarmi? Una no, però se ne prende 18 si leva il pensiero. Giusto. Per riparare le meningi, sai, ci vuol niente, basta che spingi un cavatappi dentro la mente, poi tiri fuori i colori che non ti va giù, che so il marrone, il certosino, forse anche il blu, poi metti dentro roba a caso, scarti, avanzi, che sono meglio il più buono, anzi. Mi scusi, lei è vegetariano? Ma no, perché? Perché ha uno spinacio tra i denti. Ma che cazzo c'entra? Ve l'ho detto che non si capiva, l'avevo messo le mani avanti, quindi voi ogni volta che non capite voi fate che simpatico, così a cazzo, cioè, no, perché io ho anche una certa età e devo andare a casa contento, non è che posso andare a casa triste, che le cose sono andate male. Voi anche se non vi è piaciuto fate bravissimo! Bravissimo! Grazie, no, perché poi capite, un uomo della mia età può andare a casa triste, eccetera, eccetera. Vabbè. Ho detto, cazzo c'entra? Se mangi in silenzio, dopo sai cosa dire. Se invece bevi vino, poi ti viene di cantare. Dove sto io si sente sempre un violoncello, o forse solo il cigolio del mio cervello. Poi c'è il rumore delle macchine che lavorano per noi, così finisce che non canto mai. Mi scusi, questa canzone è sua? Sì, perché le piace? No, è proprio perché mi fa cagare che glielo chiedo. È giusto. Le mie canzoni sono tutte quante sbagliate, le mie intuizioni in compenso sono scontate. Se poi non sai quello che fai non si capisce, prima non so quello che fa, poi mi stupisce. Giro e cerco e rigiro al giusto verso, e a furia di cercare mi sono perso. Mi scusi, la strada per il successo? Beh, guardi, va sempre dritto fino a quando trova la coda. Questa non fa ridere. Vorrei indossare un completo di lino bianco e sprofondare nella vasca quando sono stanco,
dopo sedermi su una sedia sotto ai tigli, ad aspettare che diventano grandi figli, e dopo che ne avrò fumate almeno due, addormentarmi e russare come un bue. Mi scusi e dica, cos'è che vuole? Tutta la canzone che rompe i marroni, cos'è che c'è? Vabbè, non faccia così, perché io di questa canzone qua non ho mica capito la morale. Beh, guardi, la morale è rara. È rara? Che senso? È nel senso che la morale è lasciamo veramente a questo punto velocemente con un accenno al desiderio che ogni cantautore, ogni artista, e cioè la voglia di dire almeno una volta, di fare almeno una volta una canzone intelligente. One, two, three. Ci piacerebbe cantare una canzone intelligente che segua un filo logico importante, dagli il... Scusate, il fonico si è fatto una canna prima fuori, eravamo insieme, gliel'ho offerta io in realtà. E quindi dopo, zio, dagli il mic al bra. Sì, eccomi qua, eccolo. What? No, perché seguiva proprio bene in città. Sì, sì, stava facendo i cazzi suoi, però con la testa andava dall'altra parte. Quattro, che ci piacerebbe cantare una canzone intelligente che c'ha buon filo logico importante e che sia piena di bei ragionamenti, insomma una canzone un po' di tutto e un po' di niente. So, questa è una questa è una canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. E questa è una canzone intelligente che farà cantare, che farà ballare, che farà sballare. Allora ragazzi, non è difficile, porca troia. Cioè, perché dopo che uno dice, ma sono un po' provati dalla serata, ho fatto il secondo principio della termodinamica, no cazzo, no. Cioè, che farà cantare, che farà ballare, che farà ballare. Lo shocking. Sapete che settimana scorsa ho fatto un autobus per la Castagnata, andavano più forte, cazzo. Dai, ce la potete fare, porca. Dai, cioè, che proviamo. Anzi, sarebbe bellissimo se lo faceste anche così, tipo gospel, no, con le mani in alto, tipo tu hai visto la luce, esatto. Tu hai visto, capito, quella roba lì, la ricordiamo, che farà cantare, che farà ballare, via ta ta ta, via ta ta ta, via ta ta ta, lo shocking blu, via ta ta ta, via ta ta ta, via ta ta ta. Cosa ci vuole, si sa, per far successo con la gente, si prende un filo logico importante, la casa discografica piacente, per sei cantante come un deficiente, e poi lo lancia sul mercato sottostante. Canzone intelligente, che farà cantare tutta la gente. E questa è la canzone intelligente, ancora, che farà cantare tutta la gente. Ancora. E questa è la canzone intelligente, fino a quando non la cantate, che farà cantare tutta la gente. E questa è la canzone intelligente. Di nuovo. Che farà cantare tutta la gente. Se no vado avanti. E questa è la canzone intelligente. Bravi. E che farà cantare tutta la gente. Di nuovo. Sì, questa è la canzone intelligente. Ancora. Che farà cantare tutta la gente. E questa è la canzone intelligente. Che farà cantare tutta la gente. E questa è la canzone intelligente. Che farà cantare tutta la gente. Questa è la canzone intelligente. Che farà ballare. Che farà ballare. Che farà ballare.
Soldi, questo è chiaro, non è che c'è nessuno coinvolgimento, non un cazzo. Ma sì, ma c'è un gruppo che deve suonare, dai. No, Antonio, la prossima volta, prego la band, acquisti il palcoscenico, noi riempiamo questo buco, nel frattempo, mentre voi piazzate, noi riempiamo così a cazzo, tipo dicendo, per esempio. Ci piace riempire i buchi. Ci piace non dire cose a doppio senso. L'hai detto, però non andate via che qua c'è gente che suona brava, perché li abbiamo sentiti nel soundcheck. È durato solo un'ora e mezza il loro soundcheck, per cui abbiamo colto solo alcune piccole cose, non abbiamo proprio avuto modo. Non si è capito il genere. Esatto, non abbiamo proprio avuto modo di sentire proprio ogni dettaglio, però niente, ma si è distratto il pubblico, il pubblico si è distratto alla soundcheck, cioè preparazione, e poi il gruppo che si chiamano Rolling Stones, se non sbaglio, non vorrei dire cazzate. Mi pare si chiamino Rolling Stone, giusto? Strong Stone, fanno musica klezmer, che è tipica musica dei Rolling Stone, klezmer, che è proprio la tipica musica dei Rolling Stone. Tra l'altro non ci cagano, a noi non ci cagano neanche di pezzo, e stiamo anche un po' sul cazzo perché siamo andati lunghi, per cui giustamente i ragazzi dicono anche, vabbè, ragazzi bravi, però potevate rivolgere i coglioni prima, mentre adesso loro suoneranno fino alle 4, qua, 3:30. Fino alle 3 ci abbiamo assicurato il repertorio, dopo non si sa. Magari qualcosa che viene, però vedo una... Posso staccarlo o è ancora aperto? Vedo una scaletta di 17 pezzi da qua. Che promette bene, 17... promette benissimo. 17 pezzi mi sembrano pochi. Io arriverei assolutamente verso i 20, in più. 20-22 pezzi, presi. No, voi siamo qua a riempire i buchi, noi qua. Ci mancherebbe, figurati. Siamo qua a riempire i buchi apposta. Bene, come si chiama la band? Vabbè, annunciali che così loro fanno. No, aspetta, non sono ancora pronti. Fanno un applauso preventivo e poi quando sono pronti fanno l'applauso. Signore e signori, ecco voi. Only tonight, fortuna is only. Fortuna. Dai, Lonely. Ha bisogno di questo microfono, mi sa. Sì. Niente, non li annunciamo neanche. A brevissimo in Baraban! Allora ragazzi, non è difficile, porca troia, cioè perché dopo che uno dice ma sono un po' provati dalla serata, ho fatto il secondo principio della termodinamica, no cazzo, no. Cioè che fa la cantar, che fa la ballar, che fa la ballar. Lo shocking. Sapete che settimana scorsa ho fatto un autobus per la Castagnata, andavano più forte, dai, ce la potete fare, porca, dai, cioè, riproviamo. Sarebbe bellissimo se lo faceste anche così, tipo gospel, con le mani in alto, tipo tu hai visto la luce, esatto. Tu hai visto, capito, con la ballina, la riproviamo, che farà cantare, che farà ballare. Ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta.
cosa ci vuole, si sa, per far successo con la gente, si prende un filologico importante, la casa discografica piacente, per sé cantante. Sono intelligente, tac, che farà cantare tutta la gente. E questa è la canzone intelligente, ancora, che farà cantare tutta la gente, dai. Ancora, ancora. E questa è la canzone intelligente, fino a quando non la cantate, che farà cantare tutta la gente. E questa è la canzone intelligente, di nuovo, che farà cantare tutta la gente. Se no vado avanti. E questa è la canzone intelligente, bravi. E che farà cantare tutta la gente, di nuovo. Sì, questa è la canzone intelligente, ancora, che farà cantare tutta la gente. E questa è la canzone intelligente, che farà cantare tutta la gente. E questa è la canzone intelligente, che farà cantare tutta la gente. Questa è la canzone intelligente, che farà ballare, che farà ballare. Naturalmente al referendum votate sì. Scusa, no, è perché ieri ne ho fatta un'altra che era invece votavano sì, mi sono confuso adesso. Io vengo per soldi, questo è chiaro, non è che c'è nessun coinvolgimento, avrei un cazzo. Ma mio? No, no. Ma sì, ma c'è un gruppo che deve suonare, dai. No, Antonio, la prossima volta. La prossima volta, prego, prego la band, acquisti il palcoscenico, noi riempiamo questo buco, diciamo, nel frattempo, mentre voi piazzate, noi riempiamo così a caso, tipo dicendo, per esempio... Ci piace riempire i buchi. Ci piace non dire cose a doppio senso. L'hai detto? Non andate via che qua c'è gente che suona brava, brava, perché li abbiamo sentiti nel soundcheck. È durato solo un'ora e mezzo il loro soundcheck, per cui abbiamo colto solo alcune piccole cose, non abbiamo proprio avuto modo non si è capito il genere. Esatto, non abbiamo proprio avuto modo di sentire proprio ogni dettaglio, però niente, ma si è distratto il pubblico, il pubblico si è distratto alla soundcheck, cioè preparazione e poi il gruppo che si chiamano Rolling Stones, se non sbaglio, non vorrei dire cazzate, mi pare si chiamino Rolling Stone, giusto? Strong Stone, fanno musica klezmer, che è tipica musica dei Rolling Stone, klezmer, che è proprio la tipica musica dei Rolling Stone. Tra l'altro non ci cagano, a noi non ci cagano neanche di pezzo, e stiamo anche un po' sul cazzo perché siamo andati lunghi, per cui giustamente i ragazzi dicono anche, vabbè, ragazzi bravi, però potevate rivolgere i coglioni prima, mentre adesso loro suoneranno fino alle 4, qua, 3 e mezza. Fino alle 3 ci abbiamo assicurato il repertorio, dopo non si sa. Magari qualcosa che viene, però vedo... Posso staccarlo o è ancora aperto? Vedo una scaletta di 17 pezzi da qua. Quindi, 17? Che promette bene, 17, promette benissimo. 17 pezzi mi sembrano pochi. Io arriverei assolutamente verso qualcuno in più. 20-22 pezzi, presi, no, questo. No, siamo qua a riempire i buchi noi, qua. Ci mancherebbe, figurati. No. Siamo qua a riempire i buchi apposta. No, bene, come si chiama la band? Vabbè, annunciali che così loro fanno. No, aspetta, non sono ancora pronti. Fanno un applauso preventivo e poi quando sono pronti fanno l'applauso.
Signore e signori, ecco voi, only tonight, fortuna is only. Fortuna. Fortuna. Dai, Lonely. Ha bisogno di questo microfono, mi sa. Sì. Ah, niente, non le annunciamo neanche. A brevissimo, in Barabà.